amici, benvenuti alla seconda puntata di Un viaggio d'autore. Questa volta andremo in Svizzera e faremo la conoscenza di uno dei più grandi autori elvetici del Novecento, Friedrich Dürrenmatt. Dürrenmatt era nato nel 1921 nel cantone di Berna. Compie un po' di studi irregolari a mente. Studia filosofia, studia letteratura tedesca, sia all'università di Zurigo e poi all'università di Berna. Nel 1947 esce il suo primo dramma teatrale, Es ist geschrieben, sta scritto, che susciterà un grande vespaio di polemiche, ma nello stesso tempo gli permetterà di acquisire una grande notorietà anche al di fuori della Svizzera. Ora, fino ad arrivare al suo capolavoro, La visita della vecchia signora del 1956, che sarà rappresentato in tutti i grandi teatri del mondo, da New York a Londra, a Parigi, a Roma, e gli darà quella fama internazionale che non lo abbandonerà mai più. Ma Dürrenmatt non fu solamente drammaturgo e scrittore, ma anche un pittore che si ispirava soprattutto all'espressionismo, ma che aveva anche come suoi punti di riferimento autori come Goya, ad esempio, o il nostro Piranesi. Tutta questa ricca produzione pittorica, ma anche di manoscritti e disegni di Dürrenmatt, oggi si trova conservata nel centro Dürrenmatt di Neuchâtel, in Svizzera. Un centro che è stato completamente costruito intorno a quella che era la villa dell'autore e realizzata dal grande architetto Mario Botta, un allievo di Kahn, Le Corbusier in modo particolare, che attraverso un percorso didattico veramente molto bello e singolare permette di poter avvicinarsi alla grande figura di Dürrenmatt. È un luogo molto bello della Svizzera che io ho visitato alcuni anni fa e vi consiglio di andarci perché merita veramente un viaggio. Il libro di cui parleremo oggi, di Dürrenmatt appunto, è La morte della pizza. Si tratta di un testo scritto da Dürrenmatt nel 76, ma tradotto in Italia solamente nel 1988. Pannichis, undicesima, rivela che lei, durante i suoi oracoli, inventava tutto, diceva tutta una serie di fesserie a questi creduloni che venivano a Delfi pagando anche lautamente i sacerdoti per ottenere un responso dal dio Apollo, e lei in contraccambio invece inventava le cose, le storie più assurde e incredibili. Ma ad andare incontro proprio a Pannichis è un altro grande indovino del mondo greco, il cieco Tiresia, che però non è il Tiresia che noi siamo abituati a conoscere da Omero o da altri autori, ma dice Dürrenmatt si trattava di un tipo quanto mai sgradevole, di sicuro il più grande maneggione e politicante di tutta la Grecia, e per Apollo marcio e corrotto fino alle midolla. Quindi un personaggio ancora peggiore della Pizia stessa, che però si reca da Pannichis per rivelarle una cosa alquanto sgradevole, cioè un suo vecchio vaticinio fatto ad Edipo alcuni anni prima si era avverato. La Pizia aveva voluto prendere in giro questo giovane zoppo che si era recato da lei per conoscere il proprio futuro, e appunto per burlarsi di lui gli aveva detto la cosa più assurda e irrazionale che poteva esserci.
Guardati, nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre. Hai capito? Nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre. Questo dice il Dio e questo inevitabilmente si compirà. È uno dei passaggi più belli in cui Tiresia sempre si rivolge a Pannichis, dice: dimentica le vecchie storie, Pannichis, non hanno alcuna importanza in questa grande Babilonia, siamo noi i veri protagonisti. Noi due ci siamo trovati di fronte alla stessa mostruosa realtà, la quale è impenetrabile non meno dell'essere umano che ne è l'artefice. Forse gli dèi, ammesso che esistano, potrebbero godere dall'alto di una certa visione d'insieme, sia pure superficiale, in questo nodo immane di accadimenti inverosimili che danno luogo nelle loro intricatissime connessioni alle coincidenze più scellerate. Attraverso la figura della Pizia avremo modo di fare un bellissimo viaggio nel sito archeologico di Delfi. L'attuale sito archeologico di Delfi era originariamente occupato fin dal Medioevo da un villaggio denominato Castri. Perciò all'inizio gli scavi non erano stati possibili. Solamente nell'autunno del 1892, sotto la direzione di Teofilo Moll della scuola archeologica francese, iniziò il cosiddetto grande scavo, che nel giro di 10 anni portò alla luce gli edifici più importanti di tutto il santuario. Questo fu possibile grazie al fatto che proprio alla fine degli anni 80 del 1800 un terremoto sconvolse il villaggio di Castri e gli abitanti del luogo accettarono dal governo greco e da quello francese di avere ricostruito un nuovo villaggio e quindi di abbandonare i resti di quello più antico sotto il quale giacevano le strutture del santuario delfico. Io mi auguro che anche questo libro stimoli il vostro interesse per la figura proprio di Friedrich Dürrematt, soprattutto stimoli la
l'interesse appunto ad andare ad acquistare questo bellissimo volume che si legge in una serata e che tenta di rispondere a degli interrogativi che anche noi ci poniamo in una società così complessa e difficile come quella di oggi. Gli stessi interrogativi che hanno, come dice Dürrematt, cervellato sia Pannichis sia Tiresia. E soprattutto spero vi sia piaciuto il viaggio nelle meraviglie del sito archeologico di Delfi e che appena sarà possibile possiate recarvi in Grecia a visitare una delle vere grandi meraviglie dell'archeologia del mondo classico. Grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.